La Juve che sta conducendo per una rete a zero sull'Inter e la linea va a Milano. Senti la linea Provenzali per Juventus-Inter. A Torino 8 minuti e mezzo di gioco del secondo tempo, Juventus in vantaggio sull'Inter per una rete a zero. Da ricordare nel periodo non collegato due conclusioni effettuate per l'Inter da Desideri e due volte con il pallone respinto da Giulio Cesar. Juve in vantaggio sull'Inter per una rete a zero, linea Milano. Attenzione, attenzione, Juventus nuovamente in gol, secondo gol segnato su azione personale da Galia. Esattamente al 37esimo minuto di gioco, Juve 2 Inter 0, linea chi parlava. Attenzione, deve intervenire Torino, siamo al 44esimo minuto di gioco del secondo tempo e c'è un calcio di rigore in favore dell'Inter. Ecco Mateus che sta prendendo la rincorsa, parte il tiro a mezza altezza, la palla va in rete ed è il gol del 2-1, esattamente al 45esimo minuto di gioco e in questo istante l'arbitro Valdas dichiara la chiusura della partita.